Allora, Bao, prima di incominciare, io... Sì, abbiamo già cominciato. Abbiamo cominciato? Sì, siamo sì. Va bene, allora, perché spiace però, che poi sembra che uno poi si voglia far vedere col pubblico, visto che siamo in diretta. Che lei non le fa ste cose. Io mi sono permesso, siccome l'ultima puntata... Sì, oggi è l'ultima puntata della stagione. Di portare un Sabella. Ma lei è un falso, lei è un falso bugiardo. Avevamo detto però facciamo finta. Ma che abbiamo detto? Non l'ha portato lei a favore di camera, cioè che cosa ha portato? Ho portato un barbaresco. Ma non l'ha portato lei. È proprio estivo, scusi. Un barbaresco d'esportazione, perché l'ha preso in Russia e l'ha riportato qua praticamente, se non ho capito male. Sì, l'ho comprato in free shopping. Ma perché là fanno anche barbaresco adesso? Va bene, comunque la Chernobyl, siccome mi avete svelato, l'ha portata Frido, l'ha portata Frido, lei, voleva fare lei farsi i fatti suoi una volta, ma è giusto, diamo a Cesare quello che diceva. L'ho portato per festeggiare, ma se no aspettiamo il prossimo anno, lo diamo. Ma poi festeggiamo che cosa? Nella cantina di Lubu. Festeggiamo che ci sbattono fuori dalle balle. Sì. Ma ci sbattono fuori, per adesso ci è andato lattico, scusi. Quello è vero che l'altra volta, anche quando io ero via in trasferta romana, voi eravate qui nel lattico. Sì, andate bene. Faceva caldo. Eravamo al fresco, sì. Perché poi quando si abbassa il sole, qui è tutto fresco, si riempie anche di zanzare, è bello. C'è compagnia, sì, dice. Non è vero. Io sa che faccio sempre... Perché qua siamo in alto. Io so che il dottore Mao, sai, patisce la pressione, però sì. Oggi mi scrive un amico... A parte alcune... Io patisco la pressione. No, alto o basso, 180, c'è alto. Le Azzorre, l'anticiclone. Insomma, questo mi scrive, due amiche avevano già prenotato la mattina. Io ho scritto, tenete dei posti, ma mi dice, noi abbiamo prenotato la cena. Hanno detto, va bene, venite pure a cenare qui al birrificio, ma è tutto pieno, è sold out per la serata. Allora perché facciamo anche questa diretta? Per dire di non venire, già essere a mangiare. Ma non dica così. No, anche perché noi siamo amici, come direbbe il vecchio Antonello, no? Siamo amici, ci vorrebbe con questo sempre un amico e ci vorrebbe ancora un amico di più. Esatto, no? Ci vorrebbe sempre. Allora un aggiungi amico. Un posto a tavola. Noi siamo conviviali. Sì, una grande tavola la nostra, vedete, vini. Sono anche le mosche, noi invitiamo sempre la gente che ci è stata amica in tutta la stagione, anzi per 4 stagioni, a venire all'ultimo appuntamento con il meglio di Roba Forte, perché chiudiamo qui la stagione, poi andiamo in vacanza. Sì, provate a venire perché andiamo. Questa location nuova, cioè i piani alti, l'attico del birrificio, è stupendo, una novità, si vede, io non me ne intendo. La ferrovia si vede, è il Monviso, bravo, Monviso. Quello è il Monviso, lo capisco anch'io, si vede Toolbox. Hai il cappello nel Monviso. Cioè? C'è il cappello. Hai il cappello, la nuvola. C'è sempre la numero del Monviso. Di là c'è altri treni. La Paramount, in realtà. Anche perché c'è un proverbio che noi diciamo qui in Piemonte. Sì. Quando al Monviso ha l'al cappello, o caffa brutto o caffa bello. Vabbè, poi in Piemonte è così. Però cosa vuol dire, scusi? Cioè, non vuol dire niente. Copre cioè. Tutto lo scibile. Ma era per fare la rima, no? Sono cose popolari. A me le insegnò mia nonna. Sì, che era... Nonna che era di dove era sua nonna? Di Bussoleno, mia nonna era di Bussoleno. Che nell'altra valle, il nonno di Bussolino. Ecco. Ah, Bussolino. Bussolino. C'era. Va bene, poi... È come dire Ordu Blegger, Nilo Altulè. Bravo. Bella questa, non ho capito niente, ma mi piace. Vabbè, ma cosa volete capire? Con i cognomi che vi ritrovate, lo giudice, cosa vuole capire? Va bene. Gurlino, però Gurlino è abbastanza qua locale. Però di mamma è foggiano, quindi perde tutta la piemontesità. Ecco, sì, la perde lei ha, è vero. Che io di mamma e di padre. Dottore, ma in due parole, lei che lo è, che cosa vuol dire oggi, al giorno d'oggi, essere piemontese? Vuol dire innanzitutto l'appartenenza a questa meravigliosa terra. Sì. Che ma come descrive lei il carattere piemontese per antonomasia? Chiuso, come il mio. Chiuso, no, che non ama dire cosa fa, millandare cose che non sono sue. Questo vino è tuo, io dico è tuo, no? Riservato, non dico mai cazzi miei, lo sanno tutti che sono un tipo riservato. Infatti, chiuso. Chiuso, sono chiuso. Un tipo chiuso. Però bisognerebbe chiudere dentro una cella.
Non rida anche lei a queste sciocchezze che anche quando siamo in diretta dice, lo bue la gente. Vabbè, ma mi vengo. Allora, la nostra squadra è pronta, abbiamo anche i tecnici in grande spolvero. Sì, sì. E poi salutiamo. Scusi se ti ho interrotto perché è maleducazione. No. Poi abbiamo già tutto lo staff che non salutiamo mai, ma lo staff del birrificio sono eccezionali. Infatti se ne frega. Io ho visto prima proprio Maddalena, c'è Maddalena, ci sono anche altre ragazze, c'è il giovanotto lì che fa il bartender, bartender che è bravissimo, ti fa tutti i cocktail che vuole, quindi invitiamo ecco, la lei gente. Cosa beve di solito, scusi, oggi stasera voglio fare un room cooler. Io sono abituato a bere a lei è uomo di room cooler. A me mi piacciono i long drink, diciamo quelli lunghi. Sono uomo di long drink, no, ma non c'era dubbio su questo. Anche vedermi, ma l'avevamo capito, drink, cioè, anche vedermi dicono quello è da room cooler. Quello è da room cooler, sì, sì. Vabbè. Che non è piemontese, no? No, americano, americano. Sono cocktail. Guarda, che nascono anche i gabbiani, vedi? Negli Stati Uniti. Chissà perché, perché c'è lei. Allora, non so se facciamo un invito alla, al nostro inclito pubblico a recarsi qui a provarci ancora una volta. Anche se stanno all'impiede, no? La gente può stare. Ma c'è un problema di importanza, cioè di tenuta del, della balconata. Non importa, andiamo a finire tanto ci sono via, andiamo. C'è un piano sotto. C'è un piano sotto, crolliamo su un Italo che passa, chi se ne frega. Venite a festeggiare l'ultima impresa di questo quartetto, anzi siamo un sestetto perché l'ultima non dimentichiamo mai della stagione. Che di là, esatto, di là della telecamera ci sono i nostri tecnici che fanno parte della squadra, sono come dire il portiere e la mezzala. Senta, io volevo dirlo dopo, ma mi sono permesso di lanciare questa iniziativa oggi su Facebook, nella quale, visto che hanno demolito la casa di Garlasco di Ron, perché Salvini si è giustificato dicendo abbiamo letto male il cognome, quindi noi io ho promosso, quindi ha tirato giù la casa, ha sbagliato la vocale, sì. Rosalino Cellamare è in difficoltà, questa sera forse raccoglieremo anche dei fondi. Sostenere la sua ricostruzione della Salvini casa. Quando vede Ro O e poi qualsiasi altra consonante c'è non dietro importa, butta giù soprattutto se è MN Non va bene, infatti questa cosa vogliamo cercare di risolverla a modo nostro. Sì, a modo nostro. Ecco, arriva anche un'altra collaboratrice del birrificio, dobbiamo ricordarla. Gentile Gaia, che è gentilissima e deliziosa. No, Gaia, sei la nostra gioia, questo quindi semanticamente ci sta. Lei però il marito non ci sta. È molto grosso. E infatti lei non ci sta. Semanticamente ci sta, ma lei no. È un fusto. È un fustacchio. Però diciamo l'atmosfera è bellissima. Sì. Noi abbiamo tanta confidenza e simpatia con. Come una grande famiglia col personale. Quindi vi invitiamo questa sera. A che ora? Ma diamo degli orari. 21:30. Diciamo. 21:30 perché siamo all'aperto. Allora non si inizia tardi perché poi la gente va a dormire. Giusto. Quelli qua, i palazzi qua di fronte. Poi si incazza. Esatto, potrebbero anche dire questi quattro finalmente faremo un after show poi invece stasera mi sa che facciamo un after show. Senti, stasera che facciamo? Io sono single, ma chiudiamo un po' tutto, ma stasera facciamo fila nel lei. Chi ciapo ciapo? Ma stasera facciamo una roba festa dopo la festa. Ok, va bene, l'after show. Senta, ma lo vogliamo dire, stasera facciamo una roba rock and roll, quindi se le ragazze vogliono venire discinte, pronte a tutto. Adesso non esageriamo. Queste sono cose che è come con gli ospiti, non gli piace mai al dottore, diciamo, mettere troppe cose sul piatto. Alle ragazze a me queste cose non mi piacciono, non fanno parte del mio costume. Ma si è appena detto che lei è single. Buttata lì perché non si sa mai se qualcuno lo percepisce, lo recepisce. Ecco, va bene. Noi attendiamo se volete anche dottore? Qui mi distraggo spesso e volentieri, stiamo facendo una diretta. Allora grazie a tutti, vi aspettiamo questa sera, birrificio Boffi, officine ferroviarie, corso sommelier 12 a Torino, venite numerosi. Vi aspettiamo, lasciamo con un po' di a musica dopo. Che bello. Aspetta, una canzone dal vivo. Cercando una dimora, mi poneva pensieroso.
grande in frontiera, bella come il paradiso, e la chiama la barriera. Ci sono mille infrastrutture, c'è lavoro, tanta grana. Cosa aspetti? Fai un trasloco e vieni a vivere di noi. E allora vieni a vivere di noi per divallare. Eh beh, così gliela facciamo tutta però, Mao. Vabbè, ormai eravamo partiti. Non mi piace anticipare. Ha ragione anche lei, è un assaggio, no? È un assaggio. Se volete sentire il resto, ci trovate qui. Qui. Come facevano una volta le radio che parlavano per non farti registrare il pezzo. Sì, sì. Te lo dovevi andare a comprare. È vero, sennò tutte le cassette taroccate. A tra poco. A dopo. A più tardi. Ciarea.